No, non ci aspettavamo una situazione così, diciamo, negativa, ma abbiamo visto che questa situazione è stata creata da una serie di episodi e comunque siamo qui perché una squadra va trattata da famiglia e quindi come qualunque buona e bella famiglia, quando c'è un problema tutti devono essere presenti. Ed ecco che io, che ho passato tutta la settimana in Inghilterra, sono venuto qua di domenica pomeriggio, quindi stasera forse non avrò più la famiglia d'origine ma avrò la Ternana. Oh, ovviamente il discorso Serie A in 2 anni resta intatto, sempre e comunque. Guardi, io normalmente parlo molto poco. Io ho detto voglio portare la squadra della Ternana in Serie A in 2 anni. Sono passati 30 giorni e io voglio ancora portare la squadra della Ternana in Serie A in 2 anni. Come dire? Aggiungo che faccio parte di questa famiglia allargata, quindi dell'azienda Unicusano da tanti anni e conosco gli impegni che vengono sempre portati a termine. Ma volevo solo aggiungere sul concetto famiglia e sono orgoglioso che la famiglia sia così allargata, perché i tifosi che sono venuti qua oggi dopo 3 sconfitte, insomma, seguendo un po' il calcio da tanti anni, me lo aspettavo in maniera diversa. Invece sono venuti qua per aiutarci, per incitarci e per dimostrarci che ci sono sempre più vicini. Posso dirle soltanto un'altra battuta? Non è facile chiedere scusa, normalmente in generale non è facile chiederlo per me. Io ho chiesto già scusa 2 settimane fa ai tifosi della Ternana. Oggi non chiedo ancora scusa perché sarei quasi offensivo, però posso dire che faremo il nostro massimo per fare ciò che abbiamo promesso di fare.